Un ortolano di Lucera coltiva verdure di qualità superiore, seguendo una tecnica ereditata dal nonno. Come mai è abituato a usare solo i semi di questa terra? È perché sono antico, non è che sono moderno. Ah, io sono antico e fa tutto quello che io mi hanno insegnato il mio nonno e mio padre. Ciro Sirena non è un ortolano qualunque. Da oltre un secolo a Lucera la sua famiglia è abituata a produrre tutte le verdure dell'orto utilizzando soltanto semi autoctoni. Una vera e propria cattedra di orticoltura applicata alla campagna lucerina che offre pomodori di una varietà ormai scomparsa, qualità speciali di rape, scarole, peperoni, carciofi. Sirena, erede di questo patrimonio di conoscenza, mette in tutto quello che fa non soltanto gli antichi gesti di famiglia, ma anche e soprattutto passione e amore per la terra. C'è un segreto? No, nessun segreto c'è. Bisogna lavorare, bisogna tenere la passione. Se non c'è la passione non lo fai. E con questa passione Sirena ottiene ad esempio dalle piante di pomodoro che utilizzava il bisnonno i semi di San Marzano Lungo, Torre Maggiorese e Prunillo Tondo Piccolo che fanno della sua azienda orticola una cassaforte davvero unica di saperi agricoli. Con il signor Ciro lavorano sulla terra tutti i figli a cominciare dal primogenito Antonio. Voi siete orgogliosi di papà? Sono molto orgoglioso, la verità. Vi siete resi conto che questa tecnica è veramente un patrimonio della nostra terra? Poteva fare prima, perché prima questa tecnica si usava prima, che ovviamente non mettevano tanti e tanti ettari di pomodori, ma oggi come oggi non si può usare più, che con questi impianti di irrigazione a gocce che sono usciti mettono centinaia e centinaia di ettari di pomodori. E contro questa agricoltura meccanizzata il lavoro di Ciro Sirena è quasi paragonabile a quello di un medico. Un dottore che visita una persona e noi che dobbiamo curare le piante da come vengono piantate fino alla fine. Devi vedere il comportamento, diciamo, se la pianta va bene o non va bene, curarla. Se arriva il freddo la devi proteggere. Ovviamente un po' di tutto. Ma di tutte le verdure che coltiva papà, la più buona in assoluto che lei ritiene imbattibile, qual è? Beh, per quanto riguarda, io dico tutte le verdure, cioè, ovviamente, però in particolare sono i semi di rape, che cioè me ne mangio tutti i tipi, cioè con la pasta, anche così crudo, con un po' di olio, sale, sono buonissimi. Imbattibili. Imbattibili, proprio. Una cura, quella che Ciro Sirena mette nel seguire tutte le sue verdure, che diventa quasi paterna con i carciofi. Questa è il primo che esce, questa è la prima, la mamma. La mamma, si fa così, uno, due e tre, e si può tagliare qua, ma dato che i figli sono ancora piccoli, questo non si può tagliare, se no i figli, perché se vengono malamente, vengono così e per crescere ce ne va a male di. E allora il buon ortolano che fa? Allora, quando questa qua è fatta, e sono già grandi, allora, quindi? E la madre si può togliere, vediamo che si fa, crescono subito. La posso fare? Questi carciofi sono una varietà particolare? Ci sono proprio i veri due carciofi lucerini. Ma hanno un nome particolare? Sì, noi chiamiamo Romanella. A Romanella. Una vita nell'orto cadenzata dal calendario dei santi. Ad esempio, Ciro Sirena, quando sono buoni i pomodori per fare la salsa? Quando arrivate ai 26 da luglio. Sant'Anna. E quando si trebbia il grano? Sant'Antonio, favecia donna. A Santa Caterina che succede alle olive? Si ammaturi di più, è troppo ammaturi. Il perpetuarsi di questa antica tradizione orticola si deve alla lungimiranza della famiglia dell'imprenditore agricolo Paolo Petrilli, che da decenni assicura a Ciro Sirena la possibilità di avere in uso un ettaro di terreno. E non è un rapporto, non so come dire, da archeologia dell'agricoltura, perché noi abbiamo preso questi vecchi semi e ne abbiamo fatto un prodotto vero, moderno, che si vende ormai nel mondo. Però era una cosa a cui 20 anni fa non dava peso nessuno e invece oggi la riscoperta dei vecchi ceppi, delle vecchie varietà ha un valore. E con questo valore la campagna di Lucera oggi produce conserve di pomodoro, vino nero di Troia in purezza e grano duro di varietà Saragolla che si stanno affermando su tutti i mercati del mondo.